E allora come sono andate le cose? Chi ha dato l'assenso italiano a una ratifica a livello di governo che oggi purtroppo impegna anche noi e ci fa fare una figura difficile, mette in una condizione difficile perché abbiamo dato un assenso e non stiamo andando avanti. Questo è molto interessante. Lo ha fatto. No, no, però vi prego di darmi 30 secondi perché è interessante per gli italiani che ci ascoltano. Lo ha fatto il governo Conte. Lo ha fatto senza mandato parlamentare e lo ha fatto, udite udite, un giorno dopo essersi dimesso, quando era in carica solamente per gli affari correnti, dando mandato a un ambasciatore, mandato firmato dall'allora ministro degli esteri del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, senza un mandato parlamentare, senza che ne avesse il potere, senza dirlo agli italiani e con il favore delle tenebre. Sì, con il favore delle tenebre.